Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, ennesimo incidente mortale sulle nostre strade, questa volta sull'asse attrezzato che collega Chieti a Pescara. Sono due le vittime del frontale verificatosi questa mattina all'alba, il servizio di Paolo Renzetti. Un terribile schianto ha scosso all'alba di oggi il raccordo autostradale Chieti-Pescara, dove in un drammatico incidente stradale hanno perso la vita due 47enni che erano a bordo di una Lancia Libra, di una Suzuki. È accaduto tutto poco prima delle 5, quando era ancora buio. Per cause che solo l'inchiesta potrà stabilire, una delle due vetture sarebbe infatti entrata contromano sull'asse attrezzato dallo svincolo di Dragonara nel comune di San Giovanni Teatino, andando a schiantarsi contro l'altra vettura sulla corsia di sorpasso. Il terribile impatto non ha lasciato scampo ai due conducenti, che sono praticamente deceduti sul colpo. Le vittime sono Moreno D'Amico di Pianella e Roberto Gagliardone di Alanno. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta da parte della procura di Chieti. Il titolare del fascicolo, il pubblico ministero Stefano Falasca, gran lavoro per diverse ore per tutta la mattina di vigili del fuoco e polizia stradale per la pulizia della carreggiata e la regolazione del traffico che a causa del tratto chiuso ha subito notevoli rallentamenti. Andiamo avanti con la pagina di cronaca, perché in questi giorni è alto l'allarme sicurezza, ci sono i piani per il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, non solo per il livello di sicurezza alzato dal Ministero dell'Interno in relazione ai possibili attacchi terroristici, ma anche per l'aumentare soprattutto dei reati predatori, cioè di furti e rapine. Questa mattina i carabinieri di Chieti hanno tenuto una conferenza stampa per parlare di un vademecum che serve, insomma, a contrastare le truffe agli anziani. Il servizio di Francesca Romana Testi. Sedicenti incaricati dell'INPS, tecnici dell'Enel, dell'Italgas, ispettori della Banca d'Italia che chiedono di controllare banconote, valori, buoni postali e poi estranei che entrano in casa chiedendo aiuto per qualcosa e intanto tengono occupata la vittima mentre qualcuno di nascosto entra e li deruba. Sono solo alcuni dei metodi utilizzati dai truffatori nei confronti degli anziani. Il comando provinciale dei carabinieri di Chieti stila un decalogo per difendersi dai malintenzionati, annunciando una regola che vale sempre. Non bisogna aprire la porta di casa agli sconosciuti, non abbiamo il dovere giuridico di far entrare delle persone a casa nostra per qualsivoglia motivo, solo forze dell'ordine in uniforme possono entrare all'interno delle nostre abitazioni. Non far entrare nessuno in casa, mai. Nessuno ha il dovere di farlo, neanche se si qualificano come forze dell'ordine. È possibile infatti soddisfare la richiesta della sedicente forza dell'ordine in caserma. È molto difficile reperire un'uniforme completa da poliziotto, da finanziere, da carabiniere. Laddove riescano a reperire queste uniformi si dedicano a crimini ben più gravi di quelli di cui stiamo parlando. Probabilmente qualcuno in borghese potrebbe chiedere di entrare in casa. In quel caso ripeto quello che già ho detto, cioè non si ha il dovere giuridico di far entrare delle persone che anche mostrando tesserini falsi, anche facendo tutto quello che vogliono, però comunque non siano vestiti in uniforme. 72 i casi registrati in provincia di Chieti, il più comune è il furto in casa adoperato con l'utilizzo di un complice. Inoltre le forze dell'ordine invitano i cittadini a segnalare la presenza di persone sospette o di automobili che compiono strane permanenze o giri ripetuti nella stessa zona. I soggetti più o meno sono sempre gli stessi, una categoria a rischio sono quella degli anziani che, avendo del tempo a disposizione, magari avendo voglia di colloquiare con delle persone, aprono più spesso la porta degli altri, anzi aprono quasi sempre la porta di casa agli sconosciuti. Restiamo ai controlli delle forze dell'ordine, però adesso ci spostiamo a Pescara per parlare di Polizia Municipale. Oggi è stato presentato il progetto Street Control, finanziato con fondi europei e regionali. Serve a contrastare i furbetti delle assicurazioni e delle revisioni. Vediamo. Comandante Maggitti, oggi parlate di questa operazione Street Control che avete iniziato a Pescara da qualche settimana, un'operazione importante per il controllo del territorio e anche del traffico. Oggi abbiamo la possibilità, con alcune strumentazioni, abbiamo
e tre macchinari che si chiamano street control di passare a bordo di mezzi sulle vie più popolate e più frequentate della città, da via Venezia, adesso Conte di Ruvo, via Marco Polo, dove poi è stata fatta una nuova segnaletica, e via Fabrizi ed altro, dove con l'operatore a bordo che individua immediatamente la doppia fila c'è poi un'attività sussidiaria di fotografia e di riscontro delle macchine in doppia fila, quindi con una verbalizzazione immediata di ciò che accade. Ulteriormente e unitamente a questo meccanismo dello street control abbiamo un ulteriore marchingegno, un ulteriore macchinario che permette di individuare le auto senza assicurazione, ovvero sprovviste di revisione, con una doppia pattuglia che opera a monte e quindi individua al passaggio la macchina senza assicurazione e poi a valle quando viene praticamente fermata dalla pattuglia che contesta il verbale. Il tutto nella situazione di maggiore sicurezza per i cittadini. Oggi abbiamo la piaga della mancanza di assicurazioni e di revisioni, con tutto ciò che comporta poi a livello di costi sociali e di vite umane, per cui penso che continueremo in questo progetto virtuoso con la Regione. Voltiamo pagina, adesso ci occupiamo di dissesto idrogeologico. Il maltempo dei giorni scorsi ha provocato tanti danni, soprattutto nell'Alto Vastese, con il crollo del viadotto sul fiume Treste, di una parte della strada che collega appunto il viadotto sul fiume Treste. Questa mattina i sindaci dell'Alto Vastese sono arrivati a Chieti per un incontro con la provincia e con il presidente Pupillo. Vediamo il servizio. Abbiamo urgenza di risorse minime, risorse che non serviranno per far sopravvivere un ente, ma esclusivamente per le erogazioni di servizi essenziali. Se non sarà raccolto questo nostro appello, se nella manovra finanziaria non si troveranno risposte, sappiate che questi servizi nei vostri territori si ridurranno drasticamente o addirittura si interromperanno e i cittadini che voi rappresentate, che non vivono nelle grandi aree urbane, si sentiranno abbandonati dalle istituzioni e ne chiederanno conto a noi e a voi. Sono estratti della lettera rivolta ai deputati da parte dei presidenti delle province in ordine all'ulteriore taglio previsto per gli enti nella legge di stabilità 2016. Oggi ho incontrato i sindaci insieme ai tecnici della provincia per ricucire ovviamente quella sfiducia che si genera poi nelle istituzioni quando una legge del Rio mette in crisi ovviamente il funzionamento di una struttura che nel bene e nel male ha operato per 150 anni, le province sono nate prima delle regioni e quindi oggi noi abbiamo ottenuto da parte dei nostri tecnici la possibilità di intervenire questa settimana con un intervento di emergenza sul tratto che va da Lentella a Fresa Grandinari in modo da permettere il passaggio anche dei mezzi pesanti e poi di riprendere un progetto che è già depositato in Regione dal 2009, che è stato votato dalla Giunta ma non è stato mai finanziato. A sedere al tavolo del presidente della provincia di Chieti ci sono i sindaci dell'area di Vasto che come un bollettino di guerra aggiornano lo stato di danneggiamento delle proprie strade all'indomani delle ultime piogge. Beh, intanto ringraziamo il Presidente della Provincia che si è messo a disposizione con questo incontro e da lui abbiamo avuto assicurazione che già da lunedì ci sarà un primo intervento di somma urgenza per tamponare le falle più grosse su quella strada, sulla SP Trignina. Di questo siamo per il momento soddisfatti, anche se noi continueremo con le nostre proteste per sollecitare interventi più di natura maggiore per una viabilità ormai sul nostro territorio disastrata. E adesso cambiamo ancora una volta argomento e torniamo ad occuparci di banche e del salvataggio degli istituti di credito operato dal decreto salva banche. Si sta rivedendo qualcosa, almeno questa è l'opinione della senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane, che si sta facendo portavoce delle istanze dei risparmiatori abruzzesi, così come dichiarazioni più o meno dello stesso tenore arrivano da Tancredi, da Paolo Tancredi, che dice il governo sta lavorando ad una soluzione per gli obbligazionisti privilegiati delle quattro banche.
banche salvate, che sono, ve lo ricordo, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cassa di Risparmio di Ferrara. Questo è quanto afferma il capogruppo di Area Popolare in Commissione Bilancio alla Camera e relatore della legge di stabilità Tancredi. Noi adesso andiamo a vedere invece il servizio di Daniela Rosone. Il Ministero dell'Economia è pronto a correggere il tiro. Parliamo della legge salva banche che di fatto ha mandato in fumo i risparmi di moltissimi cittadini aquilani che avevano investito in Banca Etruria, che in città, lo ricordiamo, ha due sedi, nel comune di Pizzoli e in viale Corrado IV all'Aquila. La senatrice del PD Stefania Pezzopane si è fatta portavoce delle istanze dei risparmiatori aquilani presso il governo centrale e ha dichiarato che il Ministero è disponibile a tentare di ridurre gli effetti negativi sugli investitori più deboli. In Abruzzo infatti la situazione è gravissima. Basti citare la questione di Pizzoli, dove su 5.000 abitanti circa 1.000 ora hanno i risparmi azzerati in Banca Etruria. La legge salva banche contiene provvedimenti importanti necessari ad arginare la crisi dei quattro istituti di credito, ma non si può farlo sulle spalle dei piccoli risparmiatori. Anche il sindacato UGL con il segretario nazionale UGL Credito Piero Peretti è intervenuto sulla vicenda. Il primo danno, dice Peretti, è quello inferto ai lavoratori che con il provvedimento subiranno tutti gli effetti nefasti del Job Act e del contratto a tutele crescenti. Non dimentichiamo infatti che il mandato insito nel provvedimento stesso, oltre al risanamento, conclude Peretti, è la vendita delle banche al miglior offerente, presumibilmente tagliando il costo del lavoro, obiettivo molto più facile con il Job Act e senza ricorso ai tradizionali ammortizzatori sociali del settore. In tutto questo all'Aquila i risparmiatori si sono riuniti in comitato. A Chieti, per la vicenda Carichieti, il Codacons ha già lanciato una class action come azione risarcitoria in favore dei risparmiatori. C'è anche il presidente della Corte d'Appello di L'Aquila, Stefano Schirò, tra i presidenti di sezione della Corte di Cassazione scelti dal Consiglio Superiore della Magistratura. Vediamo il servizio. C'è anche il presidente della Corte d'Appello dell'Aquila, Stefano Schirò, tra i nuovi presidenti di sezione della Corte di Cassazione, scelti dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Il nome è stato indicato nel corso della riunione, che ha scelto anche il nome del nuovo procuratore generale aggiunto, Vincenzo Geraci. Schirò aveva fatto discutere all'Aquila quando, presiedendo la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2015, aveva bollato le contestazioni degli aquilani in piazza, organizzate dopo la sentenza d'appello al processo alla Commissione Grandi Rischi, che ha assolto 6 dei 7 scienziati dalle accuse di omicidio colposo e lesioni colpose, sentenza da poco divenuta definitiva. Schirò li aveva definiti attacchi riprovevoli e fuori luogo. Mi sembra che la magistratura sia forte con i deboli e non riesca a essere forte con i forti, è stata la replica di uno dei familiari delle vittime, parte civile in quel processo, il consigliere comunale Vincenzo Vittorini. Tra i magistrati papabili per il ruolo di primo presidente della Cassazione ci sarebbe anche un altro nome legato all'Aquila, Giovanni Canzio, presidente della Corte d'Appello di Milano ed ex presidente della Corte d'Appello dell'Aquila. Oggi ricorre la giornata dedicata alla disabilità e si è tenuto il Consiglio Comunale straordinario a Teramo proprio per discutere dei problemi dei disabili e dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Unico punto all'ordine del giorno, il superamento delle barriere architettoniche e l'approvazione del PEBA, piano di eliminazione delle barriere architettoniche, la cui assenza fa di Teramo una città inaccessibile fuori legge. In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Dando seguito alle richieste delle associazioni Carrozzine Determinate Abruzzo e Teramo Solidale che il 4 ed 11 novembre avevano organizzato proprio nel capoluogo abruzzino delle passeggiate empatiche al fine di sensibilizzare giornalisti e politici rispetto ai problemi che vivono quotidianamente le persone con disabilità. È la mia convinzione personale che qualcosa si deve cominciare a fare. Abbiamo fatto tanto in questi anni perché non abbiamo lavorato per esempio nelle nostre scuole, abbiamo abbattuto le barriere architettoniche nelle nostre scuole, pensavamo di aver fatto tanto, ma invece ci siamo resi conto che c'è ancora molto da fare. C'è ancora molto da fare perché salire su una carrozzina e cimentarsi con le asprità del territorio della città ti fa capire che quello che è fatto è ancora poco e allora bisogna fare di più.
una seduta dai toni anche accesi in cui si è cercato di mettere a punto un percorso che elevi il livello di fruibilità della città alle persone diversamente abili. Noi ora ci aspettiamo però che da questo Consiglio Comunale escano delle delibere concrete in modo che si possa assolutamente voltare pagine anche sul piano culturale oltre che quello legislativo. Quindi ci aspettiamo la delibera del PEBA così come la consulta regionale, la consulta comunale della disabilità, così come ci aspettiamo che in questa città si cominci a poter entrare per esempio in un negozio, cosa banale e sciocca ma qui in questa città non accade, e quindi non è che possiamo aspettare comunque il PEBA per eliminare le barriere architettoniche, vogliamo che ci sia un impegno concreto che da subito si cominci a lavorare per le barriere architettoniche. Sempre a Teramo si sta discutendo della gestione dei rifiuti, in particolare di una proposta della provincia che prevede una holding che unisca tutti i comuni del subcomprensorio teramano. Vediamo. È pronta la bozza preparata dalla provincia di Teramo per la creazione della holding pubblica compartecipata da tutti i comuni del subcomprensorio teramano che dovrebbe occuparsi della gestione dei rifiuti. Questa mattina se ne è discusso nella sede della provincia, aprendo così la proposta al contributo di tutti i soggetti interessati. Tra i favorevoli all'unione dei comuni nella gestione di un settore che nel teramano ha creato non pochi problemi è il sindaco di Roseto, Ennio Pavone. Chi opera col buon senso non può non essere favorevole, l'obiettivo è quello che i rifiuti della nostra provincia rimangano nella nostra provincia e l'abbiamo ottenuto questo risultato con la riattivazione del polo tecnologico. Adesso c'è questa situazione del fallimento dichiarato del CIRSU, in attesa della magistratura e quindi degli appelli che sono stati fatti, dell'appello che è stato fatto sia dal CIRSU e sia dai comuni, ecco, si può cercare di fare in modo di lavorare anche se il CIRSU dovesse tornare in bonus per costruire un polo unico in provincia di Teramo e che sia un polo di riferimento per tutti i comuni della provincia con l'obiettivo appunto di ridurre le tariffe quantomeno per le spese di trasporto. Non tutti i sindaci però sono d'accordo, i maggiori dissapori ci sono nella Val Vibrata. A guidare la fronda del no il sindaco di Notaresco, Diego Di Bonaventura. Mi convocano forse per fare una nuova holding, io ho detto che da oggi per fortuna ecco, la palla torna a Notaresco, perché se viene decretato il fallimento dovranno passare per la prima volta sulla mia pelle e Notaresco stavolta si dirà basta. Ecco, o si riparte con condizioni diverse da quelle che sono, perché su quella zona insisterà un grosso investimento industriale, perciò ecco, non è che posso far venire investitori e trovarmi un letamaio a qualche metro, perciò o rinegoziamo la gestione del CIRSU, perché non possiamo più fare gli sbagli degli anni 90. Notaresco da 2 anni che non percepisce un becco di un quattrino. Perciò se qualcuno pensa ancora a livello regionale, perché qui giustamente arriveranno i rifiuti da tutte le regioni trattate, di poter venire a scaricare brutalmente a Notaresco senza che Notaresco percepisca un eco ristoro di disagio, questo non accada più. E adesso siamo alla pagina dedicata all'istruzione alle scuole. Iniziamo con una protesta, quella che è sfilata sul corso principale di Chieti questa mattina con gli studenti di 3 istituti superiori che hanno manifestato contro il governo Renzi e la buona scuola. Giovani studenti contro le carenze della scuola pubblica. A Chieti hanno sfilato 3 diversi istituti superiori per chiedere più risorse, più attenzione, più servizi e una migliore formazione. Siamo scesi questa mattina in strada le scuole dell'industriale, l'ITIS di Chieti, l'IPSIA e l'ITCG. Per denunciare l'abbandono della scuola pubblica da parte del governo, dato che noi siamo affidati, siamo sotto la responsabilità della provincia, che tanto critichiamo, che però la provincia, secondo la legge di stabilità, non ricevono fondi perché devono essere abbattute. Quindi è tutta una catena nella quale tutto ciò si ripercuote contro noi studenti, studenti in una scuola pubblica di tutti, che però viene sempre a seconda, cioè viene sempre subordinata alla scuola privata, dato che di recente sono aumentati 25 milioni i contributi che andranno alle scuole private, mentre a noi ce l'hanno tolti centinaia di milioni come scuola pubblica. La buona scuola di Renzi non sembra soddisfare gli standard di chi in quelle scuole ripone le speranze per il suo futuro, un futuro molto competitivo e che richiede nuove conoscenze e nuovi strumenti. La richiesta è quella di risanare le strutture che ci sono attualmente innanzitutto, permettere anche l'iniziativa dell'alternanza scuola-lavoro, che è una buona iniziativa ma deve essere permessa agli studenti, alle scuole e alle strutture ospitanti. Andare avanti così si va sempre a scapito. Noi industriali di Chieti abbiamo ricevuto 300.000 euro, scusate, sui 2,8 milioni che ci servono per rimettere la struttura in sicurezza. Soldi richiesti nel 2007, arrivati 8 anni dopo, e appena un sesto, anche meno, di ciò che ci serve comunque.
Questa organizzazione, con questa manifestazione è stata organizzata e autofinanziata da soli studenti, cioè abbiamo fatto una colletta per poter manifestare per noi stessi, per il nostro futuro, senza delegare ad altri la nostra responsabilità. Il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, ha incontrato oggi i dirigenti scolastici degli istituti della città e del pescarese per fare il punto della situazione relativamente ai fondi a disposizione. Vediamo. È un anno che noi chiediamo risorse straordinarie per le scuole della provincia di Pescara al governo e non abbiamo avuto nessun segnale, diciamo, utile. Abbiamo avuto questa disponibilità da parte della regione per l'alberghiero di 600.000 euro, notiamo ogni giorno difficoltà da parte dei presidi che ci segnalano interventi tecnici urgenti e vogliamo in questo assumere un impegno concreto insieme ai dirigenti della provincia, intesa come scuole, ne abbiamo 18 presidi, con loro abbiamo inteso anche stabilire un patto di non belligeranza, come l'ho chiamato io, affinché faremo in modo che insieme arriverà una istanza unitaria alla politica regionale e alla politica nazionale e fare sì che insomma ci siano le risorse che noi meritiamo per risolvere i problemi che ci sono nelle scuole. E sulla scuola noi pretendiamo che il parlamentare abruzzese della provincia di Pescara si faccia carico nella finanziaria di stanziare risorse adeguate al mondo della scuola. Lei prima ha parlato dei 600.000 euro per l'alberghiero, dunque è tutto risolto per quanto riguarda la polemica di qualche giorno fa? Ma io sto alle polemiche come le polemiche devono stare ai fatti. I fatti sono che il Presidente della Regione ha preso un impegno, l'ha mantenuto e noi abbiamo fatto le variazioni di bilancio soltanto qualche giorno fa che hanno consentito alla provincia di incamerare quelle risorse e avviare le procedure di gara. È fuori dubbio che dobbiamo in questo sperare che anche la Regione non sia ulteriormente sfiatata dalla finanziaria, perché altrimenti non avremo proprio a chi chiedere altri sostegni nei prossimi mesi. Il 18 dicembre al Teatro Nervi di Via Bologna a Pescara, grande cena di beneficenza con i fondi che raccolti serviranno a finanziare il progetto Teleton per la lotta alle malattie rare. Grazie all'Associazione Armonie che quest'anno ha pensato a Teleton. Teleton è conosciuto un po', da 26 anni in Italia promuove questa maratona televisiva sulle reti RAI e grazie a loro noi riusciamo ad essere presenti sulle case di tutti gli italiani nella terza settimana di dicembre e grazie a questo riuniamo fondi per studiare le malattie genetiche. Queste malattie, diciamo, sono definite rare e per questo, diciamo, non sono coinvolte le grandi società farmaceutiche per produrre medicine adeguate. Però quest'anno possiamo annunciare che grazie, dopo 26 anni di richieste di finanziamenti, quest'anno siamo arrivati alla cura di 26 malattie e Teleton sarà sempre a fianco di questi malati. Ce ne sono conosciute circa 6.000 nel mondo e fin tanto che a fianco alla parola malattia non scriveremo la parola cura, Teleton continuerà la sua missione. Voi vi affidate alla generosità dei pescaresi e degli abruzzesi, vogliamo parlare di questo appuntamento, quando si svolgerà? Allora, si svolgerà il 18 sera con una mega cena a cui auguriamo partecipano i pescaresi e il ricavato di questa cena verrà donato dall'Associazione Armonie totalmente a Teleton. Prima di passare allo sport, un'ultima notizia che riguarda il turismo e in particolare quello montano. Sabato 5 dicembre riparte la nuova stagione della Maielletta che festeggia il suo terzo anno di attività. Il manto nevoso attualmente è di 1,5 metri. I nostri mezzi, dicono, rinnovati qualche mese fa, lavorano senza sosta sulle piste da sci, su quelle da snowpark a 2000 metri per regalare ovviamente un'esperienza unica, visto che dalla Maiella è possibile vedere il mare mentre si scia. E adesso passiamo allo sport con il calcio di Serie B in primo piano, il Pescara, un Pescara diverso da quello di Cesena e quanto si aspettano tutti i tifosi in vista della partita contro lo Spezia. Quasi certo
l'impiego di Fiorillo tra i pali, ancora invece out Ugo Campagnaro. Fra i liguri assente l'ex di turno Calaiò. Vediamo. Michele Fornasier, archiviata la sconfitta di Cesena, si pensa alla gara con lo Spezia, è il caso di dire che il riscatto è d'obbligo. Sì, assolutamente, perché ogni qualvolta ci è venuta la possibilità di fare il salto di qualità abbiamo mancato l'occasione, quindi vogliamo riprenderci subito e dimostrare che la squadra che siamo veramente, che viene fuori nelle partite importanti. A chi dice che a questa squadra manca un po' di cattiveria agonistica, Michele Fornasier cosa risponde? Beh, più che cattiveria manca la mentalità giusta per appunto vincere quelle partite veramente importanti, perché più che cattiveria è la condizione mentale con cui noi entriamo in campo che conta, e l'abbiamo fatto sempre vedere anche contro il Cagliari, contro il Crotone. Però poi quando magari facciamo due o tre bei risultati di fila, non so se ci appaghiamo inconsciamente o cosa, però dobbiamo migliorare sotto quell'aspetto, secondo me, entrare ogni partita affamati e con la voglia di vincere. Cosa non è andato nelle ultime due gare giocate in trasferta per il settore arretrato? Magari perdiamo di equilibrio quando la situazione si mette male, però è proprio lì che dobbiamo migliorare, come ho detto prima, sotto l'aspetto mentale, perché le partite si possono vincere e perdere, però bisogna sempre dare il 100% e non mollare fino alla fine. A proposito sempre della difesa, Campagnaro ancora fuori, Bonozza in ripresa, diceva qualcuno bisogna pregare la salute a Zuparic e a Fornasier, perché non ci sono alternative in questo momento. No, però noi, io e Zuppa, siamo sempre pronti in qualsiasi evenienza, ma anche gli altri, anche Ugo e Bonozza, solo che è sfortuna, nel calcio c'è anche questa purtroppo, e loro ce la stanno mettendo tutta per recuperare dei loro infortuni, e noi cerchiamo sempre di dare il 100% comunque. Lo Spezia, brutto cliente, squadra partita con ambizioni, reduce da 4 sconfitte consecutive, sabato non ci sarà Calaiò ma rientrerà Catellani, un altro brutto cliente. Eh sì, sono tutti e due grandissimi giocatori e lo hanno sempre dimostrato. Perciò ne manca uno, ma ce n'è sicuramente un altro. Sono quel tipo di squadre attrezzate in tutti i reparti che possono far male con qualsiasi giocatore. E adesso ci occupiamo della Virtus Lanciano. Dopo l'allenamento di questa mattina a San Buceto, i rossoneri, una volta pranzato, andranno a Novara. Nella Virtus mancheranno Di Cecco, squalificato, e Amenta. Qualche dubbio per Pucino, che non è al meglio per una partita davvero importante, anche perché si ritrova l'ex allenatore Marco Baroni contro la formazione, dunque è praticamente quasi obbligata. E allora andiamo a vedere insieme il servizio con le parole di mister D'Aversa proprio sulla squalifica di Di Cecco. Mi viene da dire alcune cose, ma conviene comunque star zitti, far tesoro di quello che è successo e capire che magari anche quando ci possono essere degli errori o meno da parte arbitrale, di lasciar perdere e pensare che comunque tutti possiamo sbagliare. Però dal campo, vi dico la sincera verità, la sensazione sicuramente non era quella di uno che ha minacciato l'arbitro oppure avesse fatto tutto il possibile per prendere 3 giornate. Ecco, però dopo, ripeto, quello che sia successo non lo possiamo sapere, sicuramente non dobbiamo essere noi a giudicare, però volendo un arbitro può comunque se ti vuole massacrare ti massacra, questo è poco ma sicuro. È attuabile un ricorso, perché lì dove credo che ci sia il comportamento sullo specifico di Mimmo non so se si può fare il ricorso, però vedrà la società, ripeto, però ci deve servire l'esperienza. È chiaro che se un giocatore sbaglia è giusto che paghi, c'è la società che deve pensare a far pagare sicuramente gli errori commessi dai giocatori, ma concedetemi, ma sia perché lo conosco sia perché la carriera sua che parla chiaro, non penso, non me la sento di addossare più di tanto responsabilità a Mimmo, perché credo nel ragazzo e non credo che abbia fatto tutto questo per meritare queste 3 giornate assolutamente.
Scendiamo adesso in Lega Pro per parlare del Teramo, sfatare il tabù trasferta. Questo è l'obiettivo dei biancorossi che affronteranno domenica al Porta Elisa la Lucchese. Vivarini recupererà dalla squalifica per rotta. Andiamo a vedere insieme il servizio. Siamo venuti fuori da un periodo molto difficile, avevamo bisogno di un risultato positivo e avevamo bisogno solo di questo, quindi siamo contenti, l'unica cosa è che dobbiamo dare continuità, se no non abbiamo fatto niente. Sicuramente il risultato di domenica ci ha dato molta fiducia, è la cosa che avevamo a meno, però io conosco solo un metodo, allenarsi, e ci vuole molto impegno, molta concentrazione durante la settimana e in questa settimana abbiamo dimostrato che se siamo con la testa alla partita dal primo minuto fino all'ultimo i risultati possono venire. È ancora un po' presto per decifrare il campionato, quindi dovremmo lottare partita per partita e senza fare calcoli e poi alla fine tireremo le somme. In questo momento è uno scontro diretto, loro hanno perso il derby contro il Pisa in casa, quindi ci aspetterà una partita molto molto difficile e ci dobbiamo preparare al migliore dei modi per affrontare questo match importantissimo. Questo assetto sicuramente ha dimostrato che ci paga molto, perché dai, siamo ben messi in campo, ci muoviamo in modo diverso, però io penso che il modulo conti fino a un certo punto. Se scendi in campo col 4-3-3 o col 3-5-2, qualsiasi modo scendi in campo, devi scendere in campo con la mentalità giusta, con la cattiveria giusta, e io penso che se scendi con queste cose qui i risultati vengono con qualsiasi modulo. Restiamo alla Lega Pro, adesso parliamo dell'Aquila Calcio. Domani alle 20:30 i rossoblù saranno di scena all'Artemio Franchi di Siena contro una delle squadre più attrezzate del torneo, che però ha vissuto una settimana particolare con il cambio di allenatore via Astori dentro Carboni. Obiettivo il quarto risultato utile consecutivo per la squadra dell'Aquila. Vediamo il servizio di Gianmarco Menga. L'Aquila gioca in notturna al Franchi di Siena nell'anticipo della 14ª giornata del girone B di Lega Pro. I rossoblù di Carlo Perrone, reduci dalla brillante vittoria in casa contro il Prato, vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo. La strategia è chiara: fare più punti possibili nelle ultime tre gare prima di Natale, così da rimpolpare la classifica in vista della penalizzazione che arriverà dopo l'11 gennaio per il nuovo processo sul calcio scommesse. Si inizia da Siena, dove sarà fondamentale portare almeno un punto a casa. Non sarà facile contro il club toscano, che in settimana ha provato a scuotere l'ambiente con l'avvicendamento in panchina tra Astori e Guido Carboni, che ha potuto però allenare solo due volte i bianconeri, prima della sfida contro il rossoblù di Perrone. Se sia un vantaggio o meno per l'Aquila lo dirà solo il campo. Sul fronte formazione resta in dubbio fino alla fine lo schieramento tattico, 3-5-2 o 4-4-2? Di sicuro mancherà Manuel Mancini per squalifica e Giacomo Ligorio a causa di una contrattura al polpaccio. A centrocampo dovrebbe rivedersi Vittorio Triarico, ma non è esclusa la sorpresa Nicolas Benzaglia, da settimane ai margini dopo un buon avvio di stagione. Tutto per questa prima edizione del TG6. Il prossimo appuntamento è alle ore 19. Grazie per averci seguito e buona giornata.